In principio non ne mettiti a dieta, con il suo cattivo gusto mascherato da buonismo nelle domande. Poi si passò a Cardinals Humanity, dove la cattiveria gratuita era la base di tutto. Ma in mezzo, cosa c'è stato? Scruples, o meglio, Scrapples, il gioco dei dilemmi morali. Come dice la scatola, una questione di scrupoli, un titolo che, guardate quanto viene già pervaso dall'eleganza, sembra che dentro ci sia un boccio, cioè di profumo di 1,4 litri, e invece no, e invece non sapete che cosa nasconde sto scatolo, perché di base avremo a che fare con un gioco che ci spingerà ai limiti della nostra dubbiosità morale e soprattutto con tassi di cringe così elevati che non vedevo credo da mai. Ma prima di partire vorrei giusto leggervi il retro della scatola. No, come se l'avessimo trovato così abbandonato al mercato delle pulci e volessimo capire che cosa diamine sarà un gioco senza una scritta, senza niente, solo con questo patinato che pure in rilievo, voi non lo sentite, mi è proprio da accarezzare. Mamma mia, feticismo ludico. Comunque, Scrapples, il gioco dei dilemmi morali. Scrapples è un originale gioco di conversazione per adulti che vi sfida ad affrontare interessanti e stuzzicanti dilemmi morali. 259 differenti situazioni, perché la 260esima carta se l'erano dimenticata quando hanno chiuso il progetto, stimolanti, provocanti, eccitanti, ma cosa sono i preservativi che determineranno fino a che punto voi e i vostri amici avete degli scrupoli? E voi giusto vi interromperete e direte pure voi la stessa cosa che ho detto io, ma chi diamine è che ha realizzato un gioco del genere, peraltro negli anni 80, nell'86? Signori, esattamente, la MB, che fa un gioco sugli scrupoli morali. Finora il più grande scrupolo morale che aveva avuto era contare di uomini e donne di indovina chi. Non trovate già strano per un gioco della MB che non abbia sulla scatola il logo della MB? Beh, molto probabilmente perché non sapete che il logo c'è, ma è dietro la scatola, nascosto in un angolo in bianco e nero. Come per dire, sì, anche noi in fondo un po' ci vergogniamo di dire che questo è un titolo del MLB, ma decidete se volete fare giochi per grandi o per adulti, ma potete fare anche tutte e due le cose assieme, ma non vergognatevi così tanto, e soprattutto quindi cosa c'è così tanto di cui vergognarsi? Ma soprattutto da dove è uscita mai questa svolta moralmente ambigua della Milton Bradley? Beh, a pensarci e a dirvela francamente, credo che sia la cosa più facile a cui dare una giustificazione. Ci troviamo nella metà degli anni 80, la MB si trova nel suo periodo di massimo splendore e ci regala uno dopo l'altro tutta una serie di titoli che ancora adesso ricordiamo con piacere, vedersi vari Indovina Chi, Forza 4, Ludus, Frega la Stretta, vabbè, certe cose evitiamole, ma l'Allegro Chirurgo per Diana, Crack, e poi ecco che comincia a fare dei passi in avanti anche alla luce del suo grande successo, e quindi vediamo titoli improntati a un pubblico un po' più ragazzo e meno bimbo, vedete se avere HeroQuest, StarQuest, titoli che nel bene e nel male sono diventati cult. E dunque è anche ragionevole che una ditta dal lato marketing decida di fare un passo in avanti verso anche un altro pubblico, quello degli adulti. Già, ma cosa andare a ficcare all'interno di un gioco per adulti? Vi faccio anche le virgolette che gli piacciono tanto. Beh, sicuramente degli argomenti più seri, più profondi, più difficili da trattare con i minorenni e più facili da trattare magari a un dopo pasta, un dopo pizza, un dopo quello che volete voi. E la soluzione ci viene data concludendo le ultime righe del retro della scatola, cioè attraverso bluff, contro bluff, verità e simpatici inganni, Scrapples è il gioco che vi svelerà molto di più riguardo i vostri amici di quanto loro vorrebbero. Scrapples, il gioco che evidenzierà non quello che sapete, ma quello che siete. Io dico, wow, cioè,
Questo è un gioco quasi filosofico. Questo gioco porta a discussioni profonde. Questo gioco ci aiuta direttamente a capire chi siamo veramente. O più probabilmente ci insegna come umanità quanto diavolo possiamo fare schifo. Sigla! Scusate, voglio cercare ancora di dimenticare quanto è successo nella puntata 50. Comunque, ora facciamo un momento completamente inutile. Infatti dovrei parlarvi dei materiali del gioco prima di dirvi come funziona, ma i materiali del gioco sono carte. Sono una palata di carte infilata dentro la plastica, stranamente anche ben ordinata. Però sono carte di tre tipi diversi. Faccio prima farvele vedere spiegandovi le regole, che stando qua a perdere altro tempo. A inizio partita, ogni giocatore, a seconda del numero di giocatori presenti in tavola, riceve un certo numero di carte Scruples in mano. O una carta azzurra con una risposta nascosta, è una carta che davanti ha un uovo, no, cos'è? Il gioco di Portal? No, un'aureola, siamo nell'astrattismo, e un forcone, insomma, l'angelo e il diavolo. Vi anticipo già che lo scopo del gioco è quello di perdere per primi tutte le nostre carte che abbiamo in mano. Come prima cosa dovremo sbirciare di nascosto la risposta che contiene la carta azzurra davanti a noi, che poi possono essere solo tre tipi di risposte: una risposta sì, una risposta no o una risposta dipende. Dovremmo dunque ora scrutare attentamente le nostre carte dilemma, così vengono dette, c'è pure una di gigante sopra, che rappresentano una serie di domande moralmente ambigue e vi assicuro spesso raccapriccianti, ma poi ci arriviamo. Infatti io dovrò scegliere quella particolare domanda verso un particolare giocatore che suppongo, per sua idea, perché mi ispira così o perché lo conosco magari da 20 anni, andrà a rispondere a questa mia domanda che gli tiro in faccia proprio la risposta che ho nascosta davanti a me. Insomma, è una sorta di meccanismo di Cards Against Humanity al contrario. Non devo cercare di ingraziarmi gli altri, ma devo cercare di pensare con la loro testa. Io ho già una risposta in mano, devo azzeccare chi possa dare quella risposta a una delle domande che ho. Ora sta a quell'altro giocatore rispondere a questa domanda nella maniera più sincera possibile, comunicatagli dal suo cuore, tirando una delle tre carte risposta che avremmo tenuto fuori dalla partita, una per tipo. Ma voi direte, che cacchio di domande sono, tutto imperniato lì, tu come sempre ci fai macerare nella pece per poi tirarci una zaffata in mezzo agli occhi di escrementi nel momento in cui meno ce l'aspettiamo. Allora vi dico subito un esempio, anche per non spoilerare il gioco, di domanda che possa essere calzante. Mettiamo che sulla carta che avete giocato ci sia scritto: mentre stai camminando lungo il viale, trovi un portafoglio abbandonato per terra con all'interno 1475 euro. Lo vai a riportare da probo cittadino verso la stazione dei carabinieri o della polizia, sapendo che facendo così non otterrai però nulla, perché non ti daranno neanche una ricompensa in proposito? Ora quindi starà alla persona decidere di rispondere sì, perché sono un onesto cittadino che crede nei valori, oppure me ne catabatto le ghiandole spermatiche e mi tengo tutto il malloppo, oppure rispondere dipende. Cioè, la situazione è talmente moralmente ambigua e ha talmente a pro e contro che ci sono situazioni e situazioni in cui andare a dare una risposta. Insomma, non riesco a dare una risposta che sia solo o bianca o nera, o sì o no. Ci sono anche delle scale di grigio in mezzo. E a tale proposito vorrei solamente prendere 5 secondi di cordoglio in onore delle spesso sempre più decedute sfumature di grigio tra risposte bianche o nere. Grazie. Spero che abbiate condiviso con me il mio dolore,
chi invece di voi abbia fatto delle salaci battutine su libri finto scandalosi e sentimentalmente orribili verrà gettato dalla rupe terpea. Tornando a noi, attenzione alla risposta dipende, perché questa è l'unica che il giocatore dovrà giustificare, mentre per il sì o no vale il dire sì o no, e se affidiamo qua così, se uno gioca il dipende, deve spiegare perché per lui dipende. Se non è bravo a spiegarlo, non gli succede in realtà nulla, però lo deve spiegare per regolamento. Se la risposta che ho nascosta io e quella che ha dato lui corrispondono, allora io butterò la carta che gli ho utilizzato e non ne pescherò più nessuna. Se invece differisse, allora mi sono sbagliato e dovrò riprendere una nuova carta dal mazzo e rificcarmela in mano per non finire mai più questa dannata partita. E in fin dei conti il gioco è tutto qua. E devo dirvi, è pure interessantino, perché se crea qualche discussione, magari scoprite lati nascosti delle persone al vostro tavolo, ma che cacchio sto dicendo? Questo gioco è l'esempio più clamoroso di quello che definisco l'autolesionismo ludico. Cioè, è la stessa meccanica del gioco che alla fine ne fa fallire lo spirito. Perché infatti, chi di voi, secondo voi, andrà a rispondere esattamente ciò che contiene nel suo cuore? Nessuno! Perché io andrò a rispondere una cosa completamente diversa da quello che penso, proprio per cercare di non far togliere le carte agli altri giocatori, e quindi continuerò a rispondere a casaccio. Allora è vero che uno potrebbe dire faccio una scommessa sul fatto che lui dica una cosa falsa, ma allora io vado a giocare una cosa vera per fare contro spionaggio, uso il dipende a muzzo e poi devo cercare di giustificarlo in qualche modo. Insomma, è un po' come se il gioco stesso ci stesse dicendo tirata ste risposte a casaccio. E non ci credete? Pensate che sono solo io che mi invento delle cose? Lo dice il regolamento. Avvertenza importante, in grassetto maiuscolo, chi risponde a un dilemma non è obbligato a dire la verità. Lo scopo del gioco è di dare una risposta diversa da quella che il giocatore che gli fa la domanda si attende da voi. Ma quindi tutta una minima possibilità di strategie se ne va buttata dentro all'umido. E invece no. Ecco che il gioco arriva a stupirmi. Perché è come se avesse sentito le mie lamentele ed abbia creato una regola apposta per mediare proprio questo problema. Infatti, periodicamente, un qualsiasi altro giocatore può dubitare la risposta che è stata appena data, anche quello stesso che magari l'ha presa nella giacca proprio per questo motivo. E in questo modo questo tizio sarà costretto a fare una filippica, ad argomentare in qualche modo ciò che ha detto. Quindi sì perché, no perché, dubito, spiego meglio il dubito. Una volta esaurite le varie giustificazioni, starà ai giocatori votare se si sono lasciati persuadere o meno da quanto sentito e in che modo, utilizzando ciò che non avevamo ancora visto, e cioè le carte con l'angelo o il diavolo. Se la maggioranza dei giocatori avrà votato l'aureola, allora il giocatore che è stato dubitato impunemente potrà regalare una sua carta dubbio al giocatore dubitante. Se invece saranno tutti concordi per lo più che il giocatore dubitato abbia detto un sacco di fesserie, allora sarà proprio lui costretto a ricevere una carta dubbio dal giocatore che lo ha dubitato. Se infine il giocatore dubitato ha fatto talmente tanto casino da creare una parità di votazioni, in questo caso nessuno vince la contestazione. Ah, e dunque questo mi dovrebbe far sentire almeno a disagio, perché abbiamo a che fare con un monster che ha trovato un modo per rendersi meno monster. Oh, monster che fa autocritica, invece no, col cavolo che fa autocritica, perché io posso bluffare esattamente in questo caso come nel caso precedente. Infatti, se tutti i giocatori si mettono d'accordo per votare contro uno, anche se ha fatto la più grande filippica di questo mondo, ecco che tutto il gioco va a ramengo, perché non serve più a niente. Io voto o decido non in base a quello che credo, ma in base a quanto voglio favorire o meno un giocatore. Poi c'è gente che si lamenta del kingmaking. In questo gioco si può fare il kingmaking verso qualsiasi giocatore, al contrario, è un kingmaking collettivo. Quante terminologie nuove in questa puntata! Ma supponiamo, metto le mani avanti, che ci troviamo insieme ai giocatori regolari che vogliono divertirsi e che quindi decidono di seguire il gioco nelle sue regole alla lettera. E mani avanti! Quindi decidono di bluffare se vogliono solo quando danno la risposta, ma poi saranno affaracci loro. Gli altri voteranno veramente a seconda di quanto io li abbia convinti o meno.
Allora, nulla da dire. È un party game, una svolta per l'MP, può anche starci, può anche essere interessante. Ma è proprio qui che arriviamo alla parte più mostruosa del gioco. Esatto, finora vi ho preso in giro, vi ho fatto sospettare che il problema fossero le meccaniche, e in parte lo sono, ma se invece il problema stesse all'interno di queste carte stesse, perché sì, il gioco si basa su dilemmi morali e quindi è giusto che ci siano anche delle scene più ambigue, più difficili da affrontare, dove non tutto è sempre così scontato. Ad esempio, avete regalato alla vostra amante un oggetto di valore, passa un mese e vi lascia all'improvviso, ve lo fate restituire? Questa più che ambigua è: siete dei cialtroni. Però, ok, ci possono stare. Non ci possono stare invece delle situazioni psicopatiche, psicotrope, folli, devastanti. E quindi è bene che riassuma tutto questo in una TUX7, ovvero i 7 peggio modi in cui queste carte dilemma riusciranno a perforarvi le parti basse a suon di blechendecherate di cringe senza pietà alcuna. Vi assicuro che ci sono tante veramente inquietanti, ma questa è un'accurata selezione, giusto così, per darvi un'idea. Siete invitati a cena ed uno degli ospiti, un grassone, si siede su una bella sedia antica, si odia un sonoro crack maiuscolo, richiamo una pubblicità occulta. Una padrona di casa in cucina, più tardi glielo dite. E ok, questo non è solo perché c'era scritto un grassone e mi ha fatto ridere della sua noncuranza di nulla. Vostra figlia adolescente frequenta un ragazzo di colore. Stranamente non c'è quella parola con la N, sono già stupito in positivo. La ammonite cercando di convincerla a frequentare ragazzi della sua stessa razza. E qui immagino già le classiche persone che verranno a dirmi: oh, vedi Tux, negli anni 80 si faceva meno problemi a parlare di razza, invece ora siamo obbligati, quantomeno in pubblico, a far finta di essere meno deficienti. Vostro fratello ha solo un anno meno di voi, ma a causa di una meningite infantile al cervello di un bambino, santi Dio, lo tenete a casa con voi o lo fate ricoverare all'istituto per ritardati mentali? Ora, a parte già la terrificantezza di tutto ciò, so che sarò cinico nell'andare a parlare di regolamento davanti a una cosa del genere, ma il gioco mi dice che come regole devo rispondere solo sì o no, o dipende. Dammi delle domande alle quali posso rispondere solo sì o solo no, solo dipende. Cosa dice? Lo tenete a casa con voi o lo fate ricoverare? Io rispondo sì. E mi dicono: sì, ma sì lo tieni a casa o sì lo fai ricoverare? Perché qua la risposta è o A o B, ma nemmeno vi guardate le domande che fate per il vostro stesso gioco. Il vostro migliore amico è sterile, ma sia lui che la moglie desiderano tanto dei bambini. Lui vi propone di andare a letto con sua moglie nella speranza che la mettiate incinta. Accettate? Ok, sì. È un tema controverso, ma che cavolo! Purtroppo non posso avere dei bambini con mia moglie. Ah, ok, mi spiace. Avete provato, non so, la banca del seme. No, senti, non ci voglio di spendere. Non è che potresti venire là a tirare le due botte e poi così il bambino rimane nostro? Cosa devo rispondere, sì o no? Sì, sì, guarda, non c'è problema. Nel frattempo mi guardo due video di Breaking Italy mentre... Ma che cosa sta succedendo? Ma veramente devo interrogarmi un sì o un no? Ma c'è qualcuno che dice: sì sì, ma per me non c'è nessun problema, guarda, anzi, così tra amici, o se no magari mi dai pure qualche cosa, ma siamo nella... l'arvermo del cinismo! Ma abbandoniamo ogni velleità di essere umanosità e prepariamoci per la top 3. Un vostro caro amico che sapete essere un omosessuale, non omosessuale, è un omosessuale, si offre di accompagnare i vostri due figli adolescenti per un weekend in campagna. Vi fidate di lui ed accettate, ma sicuramente non mi fido, poi gli attacca l'omosessualità anche a loro, no?
Cioè, qua siamo di fronte a un estremo bivio. Non so se indignarmi perché intendessero che poteva rendere anche loro omosessuali, oppure se indignarmi perché si pensava che potesse attaccarli perché omosessuale è uguale a pedofilia. Mi sembra una cosa proprio che sono strettamente collegate, come dice la carta di Carta dei diritti umani. Ma what the fuck? Non so che altro dire. Ma veramente? Ma veramente? La vostra fidanzata scopre di essere affetta da un male incurabile che si trascinerà per parecchi anni. Aia, poverina, non è che spiga. Rompete il fidanzamento? Ma sì, mi sembra giusto. Sei qualcosa tipo, ciao, devo dirti una cosa. Dimmi, cosa c'è? Ho un tumore. Ah, vabbè, ciao, allora non posso permettermi di continuare questa relazione sapendo che poi tu muori. Qua siamo nello stige del cinismo, proprio abbiamo preso la barca, ci siamo avventurati verso la foce che credo sia l'ano di Satana, cioè questa carta è il passaporto per raggiungere l'ano di Satana. Non penso sia una cosa da poco, vista quantomeno da questo lato. Ma che cosa dovrei dire? Cioè, la gioco verso qualcuno che pensa veramente di rispondere sì, se io ho davanti un sì? Ma chi è? Ma non l'avrei invitato io a casa mia, probabilmente. O uno ancora peggio andrebbe a dire sì, così bleffo, dai, divertiamoci a vedere come si giustifica. Ma come si può giustificare? Ma gli tiro dei mattoni forati finché non ritorna all'intelligenza di un bambino. Ma che cosa? Vabbè, lasciamo perdere e prepariamoci per la numero uno. Siete medico? Ah, però non sono un medico in questo caso, sono medico. Perché posso essere un omosessuale, ma medico invece. Vabbè, e assistete al parto di un bebè che nasce con un'affezione incurabile. Ma mi sembra delle sfighe enormi però. E che quindi interviene pena. E vabbè. Via. Io capisco le scelte etiche e non voglio certo trasformare questo video in un momento di dibattito su sia cosa positiva o meno l'eutanasia, ma porco Giuda, anche nel caso in cui sia una persona che decide questa cosa per se stessa, lo decide lei. Qua stiamo parlando di un bambino che non ha la capacità di scelta perché è un neonato. E io, poverino, poi starà, ma allora lo ammazzo, lo butto dalla rupe come uno spartano. Ma qui non è questione di rispondere sì o no, è questione di dire questa cosa è un reato e basta. Non ci deve essere la carta sì, la carta no, la carta dipende. La carta dipende. E magari era un omosessuale, non lo so. La carta dipende per questa cosa. L'unica carta che va bene a rispondere a questa sfetenzia è la carta manette. Cioè, hai deciso di fare questa cosa, bene, prendite e portatelo via. E portatelo a Sing Song, ha portatelo da qualche parte rinchiuso la vita. Ma io non dico che non debbano esserci delle tematiche anche un po' aspre proprio per incentivare il dialogo e far riflettere le persone su come si andrebbero a comportare in certe situazioni anche spiacevole, anche difficile da un lato etico, ma porco Giuda, questo è un reato. Per farvela un po' più soft, è un po' come se io dicessi mentre mi trovo al bar decido di pagare a tutti un giro di Amaro Averna, ma mi rendo conto che ho lasciato il portafoglio a casa. Andrei a mettere due panetti di C4 sul primo ATM che trovo per la strada in modo di derubarlo e spendere queste cose per darlo a tutti? Ma perché? Non è che devo riflettere, avere dei dubbi su queste cose? No, spero di no, altrimenti questo non è un gioco, questo non è un monster come tutti gli altri, questa è una cartina al tornasole per capire quanto siano fetenti le persone che avete intorno. Ecco cos'è questo gioco, ecco cos'è Scrupless ed ecco cosa andremo a vedere più nel dettaglio nelle conclusioni finali. Può
posso dire che mi sento terrificantemente devastato non tanto dal regolamento quanto dal contenuto proprio di un gioco così e che mi spaventa sinceramente per tre motivi. Uno, delle meccaniche mostruose per le quali dovete assolutamente fidarvi dei vostri amici e loro dovranno essere altrettanto onesti anche nel mentire. Si arriva a cogliere questa frase inaudita, ma è così? Per riuscire a giocarlo in maniera decente, perché giocato alla cavolo si può prendere e buttare via. Ma in ogni caso siamo di fronte a delle regole che cercano di tappare il buco di altre regole, del tipo abbiamo visto che una meccanica può essere facilmente scardinata, bene, proviamo a costruirne un'altra, ma che quindi aiuta l'altra? No, così. Ah, ok. In secundis, per il contenuto che come detto sì è controverso, come detto sì per forza deve fare scalpore, dovrà essere adulto per l'MB, ma che qua mi colpisce ancora più direttamente al corazon, perché cavolo, io sono uno dei più stragrandi giocatori di Cards Against Humanity, uno potrebbe dirmi, e allora di cosa ti stupisci, lì ci sono cose ben peggiori, c'è la carta, non so, quei bambini morti, ok, però Cards Against Humanity è proprio su, prima di tutto, lasciare ai giocatori la libertà di combinare insieme le cose. E più, mette talmente sopra le righe tutto, talmente in un umorismo cinico, che noi sappiamo che abbiamo a che fare con un umorismo cinico, sta a noi poi decidere quanto meno essere distruttivi, o come tanti stand-up comedian che vogliono in qualche modo cercare di essere offensivi, magari anche per passare un messaggio in certi casi, insomma, sia gioco Cards Against Humanity, posso mettere bambini morti su, qual è l'ingrediente segreto del Big Mac e potrei dire tante cose, per scrupolo, se invece questo discorso non funziona, per che già dall'inizio ciò che vuole essere maledettamente serio, vuole farci riflettere e quindi queste non sono altro che una serie di pugnalate alla San Sebastiano che ci vengono inflitte su tutto il torace e non possiamo fare altro che pigliarcele e cercare di restituirle agli altri nelle maniere più terrificanti possibili. Qui non si tratta tanto di scioccare per divertirsi con gli amici, ma di scioccare e basta, cioè prova a farvi questo altro esempio cinematografico così mi capite meglio. Allora, mettiamo che io sia uno zozzone e voglia cercare di spaventare mio figlio di 6 anni facendogli vedere un film dell'orrore. È vero che gli indurrei orrore ugualmente, ma un conto è se gli faccio vedere Esorcista, un altro se gli faccio vedere Salò. Ma non ho ancora completato questa ecatombe perché c'è ancora il terzo motivo. Il terzo motivo è che semplicemente Scruples funziona. Sì, perché se trovate le persone di cui vi ho parlato poc'anzi, effettivamente provandolo ho scoperto che la gente si diverte, che effettivamente fa pensare, che ci sono anche con tante carte, anche delle carte che mettono in luce degli aspetti interessanti delle altre persone, che si creano dei buoni dibattiti in cui uno non dovrebbe essere interrotto ma finisce comunque per essere interrotto dagli altri giocatori che cercano di incalzarlo e di dirgli no, guarda che in realtà stai dicendo così solo perché, e dici no perché bla bla bla, in una botta e risposta interessante e quindi è un monster terribile che però può essere giocato, che può essere divertente ancora oggi, che solleva delle situazioni morali ancora interessanti ora, ma questo perché in fondo ci piace vivere ancora come negli anni 80 o perché siamo ancora fermi lì?